synopsis, però vado tradurrò in italiano. Ma voglio anzitutto ringraziare la Città Invisibile, i compagni e compagni della Città Invisibile e gli organizzatori di questa riunione e anche naturalmente Traficantes de Sueños. Oh, ok, simultaneo. Quello che voglio fare questa sera in queste mezz'ora, 40 minuti in cui farò la mia presentazione è presentare alcuni temi che riguardano la caccia alle streghe e il lavoro che ho fatto in Caliban e la Gloria e che secondo il mio avviso sono importanti per le discussioni, per i dibattiti, per la politica dei movimenti oggi. E sono molto contenta che parliamo questa sera della caccia alle streghe perché a mio avviso questo fenomeno è un fenomeno che ci permette di ripensare alcune questioni che sono fondamentali della storia del capitalismo e fondamentali anche per interpretare il movimento, il momento attuale, il momento storico, politico attuale. Perché come tutti sapete stiamo vivendo una grossa svolta, non siamo in un momento di grossa svolta politica, economica, che senz'altro deciderà di quale mondo, in quale mondo vivremo nelle prossime decadi, nel prossimo secolo. È una svolta in cui molto è in come si dice, at stake, molto è molte cose si dovranno decidere. Quindi ripensare il momento in cui il capitalismo è sorto, ripensare quali sono state le condizioni fondamentali, le premesse fondamentali per la costruzione della società capitalistica, credo che sia oggi una cosa molto importante e senz'altro come ho sostenuto in Caliban and the Witch, la caccia alle streghe è uno di questi momenti fondamentali della costruzione del capitalismo, come la caccia, come la tratta degli schiavi, come la costruzione delle piantagioni schiavistiche, come la colonizzazione dell'America. Anche la caccia delle streghe va vista come un momento fondamentale della costruzione della società capitalistica moderna, da molti punti di vista. Quando ho cominciato vorrei dire alcune cose su quali sono state le ragioni per cui ho cominciato questo lavoro. Ho cominciato questo lavoro semplicemente perché volevo inizialmente capire quali erano le ragioni che avevano portato alla discriminazione contro le donne nel capitalismo. No, di contro in un'atmosfera, in un ambiente, in un contesto di movimento femminista in cui si dibatteva moltissimo su questa questione e in cui c'era una base di accordo tra tante compagne femministe sul fatto che uno dei problemi alle radici dell'oppressione, sfruttamento, discriminazione contro le donne era il rapporto particolare delle donne con il lavoro di riproduzione e tuttavia c'era molto disaccordo sul significato di questo rapporto e sulle ragioni storiche di questo rapporto, per cui in molti casi si sosteneva che l'identificazione che le donne nel capitalismo hanno avuto con il rapporto di produzione e di riproduzione era un retaggio del passato
era qualche cosa che era sopravvissuto, mentre il capitalismo aveva trasformato tutti i rapporti sociali, rivoluzionato la società, questo tipo di rapporto era rimasto come un retaggio del passato. Non ero d'accordo con questa interpretazione e ho cominciato questo lavoro storico-politico per praticamente cominciare a capire da dove veniva e quali erano le ragioni storiche di questa situazione della donna. E questo mi ha portato a ripensare appunto il momento fondante delle origini del capitalismo, no? E avevo a mia disposizione ovviamente il lavoro di Marx, che è stato fondamentale per il mio approccio alla storia del capitalismo e alla storia dei movimenti e delle lotte di classe fino a questo momento. E come voi sapete, per Marx il fondamento del modato fondante della società capitalistica è soprattutto il processo di espropriazione del contadinato dalle terre, è il momento di quello che Marx chiama l'enclosure, e questo, secondo me, questa interpretazione è senz'altro estremamente importante. Non Marx, naturalmente, l'ha posta come la base, la premessa della origine del lavoro salariato, però tuttavia, venendo da un'esperienza femminista, no, venendo da tutta una serie di dibattiti dentro questo movimento sul lavoro delle donne, sulla riproduzione, sulla questione del corpo, la mia ottica era necessariamente molto diversa. Cioè ero in un'ottica in cui ho cominciato a comprendere che questo tipo di analisi era molto riduttivo. Era molto riduttivo perché l'espropriazione dalle terre è un momento fondante, ma non è un momento sufficiente a creare il tipo di proletariato, a creare il tipo di rapporto di lavoro che il capitalismo ha richiesto, che il capitalismo ha costruito a partire dal XVI-XVII secolo e poi in linea di tendenza attraverso tutto il suo sviluppo storico. E fin dall'inizio, quelle di voi che avranno letto il libro, mi è parso molto fondamentale la questione del lavoro, della produzione del lavoro, la produzione della forza lavoro. C'erano stati molti dibattiti dentro l'organizzazione in particolare in cui io lavoravo in un'organizzazione femminista che si chiamava The Campaign, la campagna internazionale per il salario al lavoro domestico. Non so se quelle tra di voi che sono della mia generazione si ricordano di questa campagna, perché era una campagna internazionale che si è data e si è svolta in molti paesi, non solo in Italia, ma c'erano gruppi negli anni 70 in molti paesi europei e anche negli Stati Uniti. E la campagna per il salario e il lavoro domestico era una campagna politica che si fondava su alcune questioni, si fondava su alcune tesi fondamentali, e cioè che la discriminazione contro le donne, la posizione degradata, se si vuole, delle donne nel capitalismo rispetto a quella dei proletari maschi era dovuta al fatto che il lavoro a cui le donne erano confinate, il lavoro di riproduzione, era un lavoro che nel capitalismo non è riconosciuto come lavoro. È un lavoro che nel capitalismo è completamente svalutato. Che seppure è vero che nel capitalismo tutti i proletari sono sfruttati, ciò nonostante il proletariato maschile, il proletariato salariale,
ha avuto un certo livello di potere contrattuale, perché il salario, ovviamente a seguito di molte lotte, ma comunque il salario ha rappresentato un certo livello di potere sociale, ha rappresentato un rapporto di riconoscimento del lavoratore come produttore di ricchezza. Mentre nel caso delle donne, questa era una delle nostre tesi fondamentali, nel caso delle donne il lavoro a cui la divisione sessuale del lavoro le aveva obbligate, confinate, a questo riconoscimento non esisteva, no? E il lavoro domestico, il lavoro di riproduzione è stato visto, e ancora negli anni 70 veniva visto e ancora oggi viene visto, no, come un lavoro personale, come un'attività che non è diretta alla riproduzione della società, ma è diretta alla riproduzione del capitale, ma è diretta invece alla riproduzione dei membri della famiglia e così via. La nostra posizione in effetti era che, a differenza di quello che Marx e Engels avevano detto, le donne erano particolarmente oppresse, sfruttate nel capitalismo, non perché il loro lavoro non era importante per l'accumulazione del capitale, ma perché il loro lavoro era svalutato e non pagato. E cioè che il salario e la mancanza di salario dovevano essere visti come i fattori fondamentali, no, nella differenza, nel capire le ragioni della differenza tra la posizione del proletariato maschile e la posizione del proletariato femminile dentro il capitalismo. Ed è per questo che abbiamo pianificato, abbiamo lanciato questa campagna per il salario lavoro domestico, perché ci sembrava una campagna che in un certo senso simile alla lotta degli schiavi contro la schiavitù, no? Una campagna che sovvertiva la divisione sessuale del lavoro e l'uso del salario come momento di divisione e discriminazione dentro la classe operaia stessa. Venendo da questa prospettiva, no, la questione della produzione della forza del lavoro, la questione della riproduzione, appunto, no, come produzione di classe operaia, come produzione di forza lavoro, era una questione molto importante nella mia prospettiva, e da questa prospettiva ho guardato anche al periodo dell'accumulazione primitiva e all'analisi di Marx, dall'analisi che Marx ha fatto delle premesse del rapporto capitalistico. E appunto venendo da questa prospettiva che ho concluso che l'espropriazione delle terre era solo un inizio, che in realtà c'era tutta una storia che doveva ancora essere scritta, che doveva ancora essere vista e riscoperta, e che non si poteva ridurre per esempio alla persecuzione dei vagabondi, che è il secondo momento di cui Marx parla, no? In relazione al XVI e XVII secolo. Allora si espropriano i contadini e poi si perseguitano con leggi infami i vagabondi, che poi vengono schiavizzati quando sono recidivi, eccetera, eccetera, eccetera. Che questa storia è una storia estremamente riduttiva e che bisognava invece scoprire un'altra storia. E in un certo senso la caccia alle streghe è stata per me la chiave per scoprire, per aprire tutta quest'altra storia che aveva a che fare appunto con le trasformazioni che il capitalismo ha dovuto mettere in atto, i mutamenti sociali, se si vuole, che il capitalismo ha dovuto mettere in atto, no, per creare un proletariato che avesse tutto un rapporto completamente diverso, no, con l'accumulazione della ricchezza, un proletariato appunto sfruttato in un modo molto diverso. E qui per me è stato centrale anche capire e riflettere su un concetto di lavoro nel capitalismo, che per me è ancora un perno centrale della questione, perché il capitalismo
è un sistema molto diverso da quelli che l'hanno preceduto. Sappiamo benissimo che ci sono stati migliaia di anni di sfruttamento e il capitalismo non è il primo sistema, ovviamente, che sfrutta e crea classi subalterne. Però c'è una differenza specifica del capitalismo rispetto a come questo sistema si pone nei confronti del lavoro. Il fatto che nel capitalismo il lavoro diventa qualcosa di centrale, di essenziale, di fondamentale rispetto all'accumulazione del capitale, all'accumulazione della ricchezza, ha segnato una svolta anche dentro la politica sociale. E ha segnato una svolta nel senso che per il capitalismo è stato necessario creare tutta una serie di strumenti, di politiche, di pratiche che hanno trasformato la vita delle persone, ogni aspetto della vita delle persone, hanno trasformato il corpo, hanno trasformato il rapporto con la natura, hanno trasformato il rapporto con la vita sociale, eccetera. Allora, quello che a me è parso molto importante è stato leggere, in un certo senso, la caccia alle streghe come uno dei processi, se non il processo fondamentale, che ha, in un senso, attivato queste trasformazioni, no? Che ha attivato queste trasformazioni. Adesso vorrei scendere un pochino più in particolare rispetto a quello che ho presentato adesso, no? Quelli di voi che hanno letto questo il libro, no? Sapranno che una gran parte dell'analisi che ho fatto sulla caccia alle streghe è stata collegata al discorso della, per esempio, del fatto che la caccia alle streghe si dà in un ambito, soprattutto rurale, in un ambito di grossa attacco al rapporto con la terra. E allora, in questo senso, vorrei dire che anche l'analisi dell'enclosure, delle recintazioni che Marx ha fatto, va senz'altro ampliata, perché l'espropriazione dalle terre ha significato non solo l'attacco a un mezzo economico di sussistenza, a un mezzo economico di sopravvivimento, ma ha significato soprattutto anche una grande separazione della popolazione rurale, della popolazione europea, dal rapporto con la natura, che ha in un certo senso sconvolto tutta una serie di pratiche che erano state fondamentali nella vita quotidiana di migliaia di persone. Quindi anche il discorso della terra va, secondo me, visto in un modo molto più ampio di quanto è stato concepito da parte di Marx. Un momento che voglio cercare di organizzare. Sì. Molto spesso adesso, quando
parlo di queste cose, mi ho come una specie di rifiuto a dire cose che mi sembra di avere già detto molte volte, e voglio invece cercare di ripensarle in un modo nuovo e trovare parole nuove. Ed è per questo che mi sono in questo momento fermata, perché mi sembrava di sentirmi dire cose che ho già detto, e questa è una cosa che non mi piace, e per questo voglio fare come un passo indietro, no? Come un passo indietro e parlare in un modo un poco diverso. Dare un attimo un'idea delle questioni che sono in ballo, a mio avviso, su rispetto all'interpretazione della caccia alle streghe, che non vedo ovviamente come fenomeno isolato, ma che vedo come fenomeno parte di tutta una tappezzeria di attacchi alle condizioni di vita del proletariato europeo e del proletariato americano negli anni nel secolo XVI, XVII e poi oltre, come a tappezzeria, e dire anzitutto che una prima riflessione è che la società capitalistica moderna si apre con degli stermini, si apre con lo sterminio delle popolazioni colonizzate, delle zone andine, del Messico, si apre con questo immenso attacco alle popolazioni rurali europee, si apre con lo sterminio e schiavizzazione di milioni di africani e con lo sterminio delle streghe. E allora io vorrei che pensassimo, che cominciassimo questo discorso con questa immagine composita, no? Con questa immagine composita, perché è molto importante non dimenticare oggi, mentre assistiamo a un enorme al ritorno di fenomeni che richiamano il periodo dell'accumulazione primitiva, mentre assistiamo a questo ritorno, guerre dappertutto, incarcerazioni di massa, legislazioni sempre più punitive, come si dice, fame, hambre. Sì, la fame nel mondo, fame nel mondo chiaramente dovuta a ragioni artificiali costruite, mentre vediamo questi fenomeni è importante ripensare a come il capitalismo è cominciato, perché questo ci dimostra, e questo perché è un punto politico secondo me fondamentale, che quello a cui assistiamo ora è, i fenomeni a cui assistiamo ora sono fenomeni strutturali, non sono fenomeni contingenti. La finanziarizzazione, a svolte particolari dello sviluppo capitalistico, ma si tratta di fenomeni strutturali che abbiamo visto ripetersi nel tempo e che sono stati costitutivi, che è il punto che ho fatto sempre sulla caccia alle streghe, costitutivi della formazione del rapporto al capitale. E questo è il primo punto che voglio fare, perché credo che oggi è estremamente importante, qualsiasi attività facciamo, porci in un'ottica che deve andare al di là del capitalismo, non per ragioni ideologiche, ma semplicemente per ragioni di riconoscimento che il capitalismo ha un orizzonte chiuso, ha un orizzonte per cui certi meccanismi, certi processi sono inevitabili e continuamente ritornano come le comete, come
le rivoluzioni della Terra attorno al Sole, c'è un continuo ritorno di questi fenomeni. Oggi, per esempio, assistiamo al ritorno ancora della caccia alle streghe in parti, grandi parti del mondo, e in parti di Africa, India, Arabia Saudita, in zone che hanno per esempio religioni molto diverse. E quindi questo, per questo è una prima considerazione da fare, no? Secondo, quali sono allora questi assi portanti del capitalismo? Quali sono queste strutture fondanti del capitalismo? Ecco, questi sono gli altri punti che voglio fare. Perché secondo me identificarli, guardando al passato, guardando la storia del capitalismo, si traggono delle conseguenze anche per interpretare il presente, no? Allora ho cominciato a parlare prima, no? Ho cominciato a parlare prima della questione delle terre, che questo senz'altro è un atto fondante, estremamente importante, e infatti non a caso tutt'oggi assistiamo a un attacco attraverso il mondo, a un processo di espropriazione immenso, no? Oggi se guardiamo, vediamo che siamo in una situazione che ci ricorda il XVI e il XVII secolo, che ci ricorda i grandi momenti della colonizzazione, no? Perché abbiamo le compagnie minerarie, abbiamo le compagnie dell'agribusiness, abbiamo le compagnie dell'agrofuel, per l'energia verde, no? E c'è un livello di situazione altissimo, e quindi è importante ripensare a cosa ha voluto dire questo momento nella storia, che cosa significa questo momento dell'espropriazione dentro la storia, no? E come dicevo prima, che l'espropriazione è centrale, ma non solo in quanto attacco a modi di sussistenza che la gente aveva, ma è stato un momento fondamentale anche come distacco, come creazione di un rapporto molto diverso tra le persone stesse e tra le persone e la natura. Secondo, l'attacco alle terre, e qui ancora c'è un rapporto tra passato e presente, è stato un attacco contro i sistemi comunali, i commons, che esistevano senz'altro in Europa, esistevano senz'altro nelle zone dell'America che sono state colonizzate, no? Quindi l'accumulazione primitiva, e qui la caccia alle streghe ha avuto anche un ruolo importante, di cui parlerò in un minuto, ha significato anche la rottura dei commons, ha significato non solo espropriazione, ha significato anche smantellamento di tutta quella rete di rapporti molto stretti che legava la gente in quanto partecipi di sistemi comunali di gestione delle terre, di proprietà delle terre, no? E questo anche oggi sta succedendo, perché non dobbiamo dimenticarci che in varie parti del mondo tuttora esistono dei commons. In gran parte dell'Africa e dell'America Latina, per esempio, esistono ancora sistemi comunitari di terre. E oggi si può fare un parallelo, perché esiste una politica molto precisa portata avanti dalla Banca Mondiale che attacca questa che cerca in ogni modo di distruggere questi momenti di comunanza che ancora esiste nel rapporto con le terre. Secondo, quello che volevo dire, e fra l'altro voglio dire questo, la caccia alle streghe è stata molto molto importante nell'attacco sia alle terre che ai rapporti comunali che esistevano nella gestione delle terre, no? Ho pensato tanto alla figura della strega, a come è stata costruita e come veniva presentata, al suo significato politico, alla sua valenza
politica, culturale, sociale, su cui c'è moltissimo da dire. Ma una cosa che mi ha sempre colpito è che l'idea della strega, perché ci sono, esistono tante idee della persona criminale, esistono tante idee, tante possibili sfaccettature della personalità, però la strega è qualcosa di speciale, perché è una persona che è presentata come completamente aliena, come completamente nemica, nemica di Dio, nemica dello Stato, nemica dell'umanità, quindi nemica dei suoi vicini. E questa esclusione della strega dall'ambito dell'umanità e quindi dall'ambito della solidarietà, in quanto persona completamente abominabile, serva del diavolo, accusata di delitti inconcepibili, cannibalismo, uccisione dei bambini, copulazione con il demonio, no? Cioè tutto questo ha un significato, non è solo il prodotto di menti malate, di preti repressi sessualmente o di magistrati particolarmente feroci. Al contrario, chi legge le demonologie, chi legge i testi fondamentali che sono serviti a costruire la figura della strega, si rende conto che i demonologhi, gran parte dei demonologhi, erano intellettuali, erano persone che riflettevano e che questa disumanizzazione completa della strega, la disumanizzazione più intensa a cui si può pensare, era veramente anche utile, funzionale a distruggere tutto un concetto di solidarietà che esisteva nelle comunità rurali e che era il frutto di secoli di gestione comunitaria, di vita comunitaria, di vita estremamente collettiva, tanto collettiva che noi non possiamo immaginare, perché i rapporti di lavoro erano collettivi, si decideva insieme quando seminare, quando fare il raccolto, si lavavano i panni insieme, e esisteva quindi una rete intensissima di rapporti che il capitalismo ha dovuto strappare, ha dovuto estirpare, come si estirpano le erbe selvagge prima della semina, no? E quindi la figura della strega, l'attacco a questa persona che ha creato, ha spaccato la comunità creando questa immagine del nemico interno, no? La strega come nemico interno, come pericolo per tutti, persona demonica e so forth, no? Questo è... Allora, in secondo luogo, quello che mi è risultato chiaro guardando a chi era la strega, no? Di quali crimini particolari veniva accusata, no? Da che classi, gruppi sociali proveniva, no? È molto chiaro una cosa che sempre si rapporta al discorso della rottura dei rapporti comunali, è che in molti casi le streghe erano persone che vivevano, erano state ovviamente espropriate, erano povere, donne povere, vecchie, e che vivevano di carità e si aspettavano, non solo vivevano di carità, non solo vivevano di quello che i vicini potevano dargli, ma ovviamente contavano ancora su rapporti di solidarietà e di appoggio, supporto da parte della comunità che in questo momento il capitalismo doveva distruggere. Quindi nella strega, che è spesso la donna anziana che non ha niente, che va in giro attraverso i vicini a chiedere un po' di vino, a chiedere un po' di lardo, a chiedere un po' di pane, eccetera, eccetera, e i vicini la rifiutano e lei maledice e dopo viene accusata di aver ucciso il bambino, di aver ucciso, fatto cadere il cavallo, eccetera, eccetera. In lei si colpiscono proprio anche tutte queste aspettative di solidarietà, aspettative di supporto comune, che in questo momento non solo quindi il capitalismo deve espropriare le terre, ma deve anche distruggere tutta quella rete di rapporti di solidarietà
che si erano creati attorno alla gestione delle terre, nella misura in cui questa gestione era una gestione comunale, ed era una gestione in cui tutte le decisioni venivano prese, e ovviamente ci immaginiamo che non venivano prese sempre in armonia, venivano prese in un modo collettivo, in un modo comune. C'è anche un altro aspetto, appunto, della caccia alle streghe, che adesso voglio collegare invece al discorso della trasformazione del corpo, no? Nel libro ho parlato molto di come il corpo nella storia del capitalismo viene sempre più meccanizzato. Infatti ho parlato della trasformazione che già nei primi due secoli di sviluppo capitalistico si può vedere la trasformazione, una metamorfosi dal corpo magico al corpo meccanico, il corpo come macchina, che appunto riflette e conseguenza del fatto che la forza lavoro incomincia a acquistare una centralità nel processo della comunizione che prima non aveva. Allora c'è tutto un aspetto della caccia alle streghe che si inquadra in questa trasformazione, ed è quell'aspetto che riguarda le accuse, per esempio, riguardanti la sessualità delle streghe, riguardanti la trasgressione sessuale, riguardanti i crimini che oggi chiameremmo riproduttivi. E in questo senso, adesso scenderò più in particolari, in questo senso ho cominciato a vedere che tutta quell'area di discussione e di questioni che erano al centro della politica femminista, come la riproduzione, il corpo, la sessualità, non era una cosa diversa, alta, dalla storia della lotta di classe. Non erano una specie né di appendice né di altro che si potesse mettere, per esempio, sotto la categoria del genere, e per cui dopo si dice: ma qual è il rapporto tra genere e classe? No? Che ancora tanti si domandano, ma che in realtà questi discorsi che oggi sono un po' convogliati dentro la categoria del genere erano infatti una parte integrante, fondante della formazione del proletariato, della formazione della forza lavoro, della formazione del rapporto salariato, appunto nel senso che queste trasformazioni della sessualità, queste trasformazioni del corpo, del processo di riproduzione, no? A mio avviso, partendo dalla lettura della caccia alle streghe e poi del contesto in cui questa caccia si è data, no? Vanno proprio inquadrati e compresi come aspetti, meccanismi della trasformazione della produzione della forza lavoro, no? E qui mi rifaccio a quello che ho detto prima, che l'importanza che il lavoro ha nel capitalismo, la centralità che il lavoro come forza dinamica, come energia fondante ha nel capitalismo. No? Il capitalismo, non, a differenza di altri sistemi, non misura la ricchezza sulla base di quanta terra si domina, ma piuttosto di quanti lavoratori si possono attivare in base a questa terra. E allora qui io vorrei fare intanto tutta una serie di osservazioni molto veloci. Prima di tutto, su quello che significa trasformare il corpo, trasformare la produzione della forza lavoro e il rapporto tra accumulazione di forza lavoro e distruzione. No, molti di voi avranno forse letto Foucault, no? E sapete che Foucault è stato uno dei teorici del corpo, e una delle tesi che Foucault ha sempre sostenuto è che non si può leggere la storia del potere, lui parla di potere astratto, io parlo di capitalismo, comunque spesso Foucault è un po' nebuloso su questo, o comunque non si può leggere la storia del capitalismo solo in senso repressivo, che non si può leggere il capitalismo solo come distruzione.
costruzione, ma anche come costruzione di nuove capacità, come costruzione di nuove attitudini. Allora io vorrei dire subito, da questo punto di vista, che guardando a questa storia degli anni del secolo XVI-XVII si può vedere che è molto importante vedere che il rapporto di creazione di nuove capacità, per esempio nel corpo, è stato allo stesso tempo, ha richiesto allo stesso tempo la distruzione di altre capacità. Cioè non si costruisce, non si è costruito se non prima distruggendo. E la caccia alle streghe è uno di questi momenti, è uno di questi processi in cui si vede benissimo il continuo rapporto tra accumulazione e distruzione, produzione di nuovo e distruzione, no? Cioè che terrorizzando, criminalizzando come demonici tutta una serie di pratiche che erano state fondamentali nella vita delle popolazioni rurali d'Europa, si è creato anche il terreno per la costruzione di nuove capacità. E criminalizzando, per esempio, un certo concetto di sessualità, no? Una sessualità che aveva caratteri molto collettivi, che aveva caratteri molto svariati, che non era ancora canalizzata, come sarà poi nel capitalismo, a fini procreativi, esclusivamente procreativi. Che demonizzando questo tipo di socialità, soprattutto nel caso delle donne, si è costruito un concetto e una pratica di sessualità che ha potuto essere infatti produttiva, no? Che ha potuto essere convogliata alla produzione di forza lavoro. E in questo senso ho analizzato molto delle pratiche sia di tortura, molte anche delle leggi che sono state passate in questo periodo attraverso la caccia alle streghe e contemporaneamente alla caccia alle streghe, di regolamentazione della procreazione, che a mio avviso, insieme alla persecuzione delle streghe, hanno trasformato il corpo della donna, hanno trasformato la capacità riproduttiva della donna in una forza, in una capacità produttiva di forza lavoro. No? Hanno trasformato la capacità riproduttiva, la procreazione, in una forza produttiva, in quello che Marx definirebbe una forza produttiva. No? E in questo senso, secondo me, vanno lette tante delle trasformazioni del corpo, particolarmente con riferimento alla politica sessuale, cioè alla politica procreativa del 500-600. Ugualmente nel discorso della sessualità, l'accusa alle streghe di compiere, di intrattenere pratiche sessuali degenerate, no? Appunto dal punto di vista funzionale a questa ristrutturazione delle energie individuali, del desiderio erotico, no, che è stato appunto disciplinato e incanalato dentro la produzione di forza lavoro. Allora, non voglio ripetere qui cose che già sono state scritte nel libro, ma vorrei semplicemente dire che a mio avviso è molto importante leggere questa storia come una storia di classe. E in questo senso, questa è un'altra lezione, secondo me, un altro punto che mi piacerebbe appunto discutere con voi alla fine di questa presentazione, che serve anche a interpretare il presente. Velocemente vorrei fare alcune osservazioni adesso, non tanto più sul periodo della caccia alle streghe, ma sul momento che stiamo vivendo attualmente. Ho parlato prima del fatto che abbiamo visto in questi anni, a partire soprattutto dagli anni 90, simultaneamente all'avanzare in gran parte del mondo del neoliberalismo, dei processi di aggiustamento strutturale che hanno, come all'inizio del capitalismo, distrutto il rapporto che milioni di persone avevano con i maggiori mezzi di sostentamento, la terra, gli impianti,
impiego, un salario, servizi, no? Questa appunto è stata una situazione globale che adesso si sta attuando appunto anche in Europa molto pesantemente. Abbiamo assistito in rapporto tra questo anche tutta una serie di trasformazioni sociali, culturali, che evocano il periodo e i processi a cui ho fatto riferimento nel libro. La cosa più eclatante, se per me, è questo ritorno della caccia di streghe, che però ancora non voglio vedere come un fenomeno isolato, ma come un fenomeno invece che estremizza tendenze che si possono vedere in ogni parte del mondo, che si possono vedere per esempio oggi anche negli Stati Uniti, e voglio fare alcuni accenni anche a questo, no? La caccia alle streghe che oggi appare molto diversa, perché le donne che vengono uccise oggi nel nome della stregoneria, o i processi, i modi in cui esse vengono perseguitate, non sono quelli del 600, non ci sono leggi dello Stato che dichiarano che esiste un problema di stregoneria, quasi in nessun paese, anche se temo che stiano cambiando le cose, temo che stiano cambiando. Infatti questi attacchi sembrano venire dal basso, le comunità stesse attaccano queste donne, sono persone della comunità, a volte anche persone della stessa famiglia che attaccano queste donne, le accusano di essere streghe, però a mio avviso esistono molti elementi per dubitare del fatto che si possa ridurre le motivazioni di queste cacce, le streghe, a livelli individuali, familiari e ambiti limitati. In realtà esiste abbastanza documentazione per dimostrare che le responsabilità sono molto in alto, e sono di vario tipo, ma tutte collegate al processo di globalizzazione, tutte collegate al processo di globalizzazione. Per esempio si è notato che in molti paesi di Africa le persecuzioni contro le accuse di stregonerie sono cominciate soprattutto negli anni 90 e sono state particolarmente forti, intense in quelle zone, in quelle aree dove la terra veniva commercializzata, dove erano in atto processi di privatizzazione. Per esempio la terra veniva adibita a parchi di animali, eccetera eccetera, e da lì si può potuto vedere che in molti casi c'erano grosse complicità, che se anche gli accusatori erano persone della comunità, in realtà c'erano poi queste reti invisibili dei capi locali in combutta con le compagnie minerarie o con le compagnie di agribusiness, che spargere questi rumori, queste sulla stregoneria, che certe persone praticano stregonerie, servivano effettivamente a dividere una comunità in un momento e a rompere appunto quei rapporti comunitari di cui parlavo rispetto al XVI secolo, che in questo momento erano un ostacolo all'espropriazione delle terre, e che quindi ancora una volta la caccia di streghe è servita a indebolire e a dividere tutta una popolazione che proprio nel momento in cui avrebbero avuto interesse ad essere più forti e più uniti per resistere questa espropriazione. Un altro fattore che anche qui si richiama alla caccia di streghe del XVI secolo è l'importanza che in queste nuove persecuzioni ha avuto e ha tuttora il diffondersi delle sette pentecostaliste evangeliste, che sono ormai una presenza molto grossa, una presenza non religiosa ma politica, economica e politica in gran parte del mondo, e che chiaramente sono intervenute in queste aree in modo molto cosciente, molto politico e pianificato, e hanno portato in zone che venivano praticamente devastate, in cui gran parte della popolazione veniva a perdere i loro mezzi di sussistenza, hanno portato un tipo di religione veramente pro-capitalista, una religione che dice
che l'arricchimento è bene, che Gesù vuole che ci arricchiamo, e che se non ci arricchiamo, se siamo poveri, è perché è colpa nostra, oppure perché ci sono persone dentro la comunità che stanno tramando contro di noi. E appunto i pentecostalisti hanno riniettato dentro al discorso religioso il discorso del diavolo. Infatti dicono che c'è una cospirazione satanica nel mondo e che quindi dobbiamo essere molto cauti, e hanno creato manuali su come riconoscere chi è una strega e chi non lo è. E questo è una cosa, persino sulla internet, adesso potete andare sulla internet e se volete trovate dei manuali per come si riconosce una strega. Io ne ho scaricati almeno due, ne ho scaricati, e questa è una cosa incredibile, che nel 2012, noi abbiamo adesso i manuali su come si riconoscono le streghe, no? Poi ovviamente le politiche della Banca Mondiale, le politiche di aggiustamento strutturale, l'attacco grosso. Più lontano, sì. Ah, sì, ok. Aspetta, voglio vedere anche quanto tempo. Give me a sign when I should stop. Give me a sign. It's not when is the watch? It's not for the time, it's sì. You are going too fast. Oh, ok. Sì. Allora. Allora, dicevo che la più grossa responsabilità viene dalle agenzie internazionali, capitale internazionale, agenzie come la Banca Mondiale, per il tipo di politica e di discorso che hanno diffuso in questi anni e stanno diffondendo, che è una politica e un discorso che mira a distruggere tutto quello che esiste di economia di sussistenza, economia finalizzata all'uso, non al mercato, e a degradare, a svalutare questo tipo di attività, che significa svalutazione, degradazione del lavoro di molte donne, perché in gran parte del mondo oggi sono le donne quelle più impegnate nel lavoro di produzione di sussistenza, sia che si tratti di agricoltura di sussistenza, quindi finalizzata all'uso, non al mercato, sia che si tratti di piccolo commercio. In effetti questo tipo di attività di agricoltura, di piccolo commercio è esploso negli anni 90, 80, 90, nella misura in cui l'aggiustamento strutturale ha distrutto i mezzi fondamentali perché la gente aveva di sostentarsi, per esempio disoccupazione di massa, la ragione per cui tanti sono emigrati dall'Africa, da parti dell'Asia, dall'America Latina, la ragione per cui abbiamo un mondo di immigranti, di rifugiati, anche con la promozione di guerre, perché le guerre cacciano la gente dai loro paesi, è perché sempre di più è stato difficile per la gente sostentarsi. Quindi a seguito di questo c'è stata un'esplosione dove le donne sono state fondamentali di creazioni di aree di autonomia, di aree di attività al di fuori del mercato, che hanno fatto sì che milioni di persone non siano morte, anche se no, non c'erano più soldi, non c'era più lavoro, sempre di meno c'erano servizi e non sempre c'erano le rimesse che venivano dall'esterno, da chi era emigrato. Ciò nonostante, molte popolazioni sono riuscite a creare dei sistemi di sopravvivenza, e questo perché c'è stata questa lotta, una lotta che non è visibile sempre, ma è una lotta capillare di tutti i giorni
per creare questi spazi di autonomia. Spazi di autonomia che si creano, per esempio, appropriandosi di un pezzo di terra magari abbandonato nella città, e su questo pezzo di terra coltivare delle corn cobs, come si dice, delle pannocchie di grano. Poi le arrostisci e le vendi al tuo vicino, eccetera, eccetera. E in questo modo c'è stata tutta una rete. Questa rete di attività è proprio quello che oggi le agenzie internazionali, NGOs, la Banca Mondiale, le ONG, eccetera, eccetera, la Banca Mondiale con tutta la sua rete di ONG, cerca di distruggere e completamente degradare, no? C'è questa teoria che la Banca Mondiale ha lanciato pesantemente, che dice che la terra, che la ragione per cui c'è la povertà nel mondo è perché molta gente nel mondo usa la terra per sostentarsi o come sicurezza per il futuro, mentre la terra è sterile, solo il denaro è produttivo. Lo dicono questo. No? È la teoria di Hernando Soto, dell'economista peruviano Hernando Soto, che adesso la Banca Mondiale ha fatto sua. E dice la terra, l'unico valore della terra, il valore è che la terra tu la puoi portare alla banca, vai con il tuo pezzo di terra alla banca e lì ti fai dare il credito, e con il credito, con i soldi, tu ti puoi fare un piccolo business. E con quel business tu esci dalla povertà. In questo modo hanno infatti creato tutta una popolazione di gente che adesso non ha terra e ha dei grossi debiti. No? Allora, che rapporto c'è tra questo e la caccia alle streghe che sta succedendo adesso? C'è un rapporto, a mio avviso, che non è diretto, non è visibile, ma è molto importante, perché svaluta a livello globale e svaluta negli occhi di tante gente, specialmente le nuove generazioni, tutta un'area di attività e di persone, no? Che adesso vengono viste come inutili, vengono viste come incapaci di produrre alcun mezzo di prosperità. E quindi in situazioni di grossa crisi economica e conflitto sociale, perché la crisi economica produce poi conflitto sociale, no? Giustifica la loro eliminabilità. E questo che su questo ci serve moltissimo ancora da dire, però voglio avviarmi alla conclusione, perché voglio invece avere una discussione, e voglio dire che questi fenomeni, no? Questo rapporto tra accumulazione primitiva e attacco alle streghe, attacco alla riproduzione, attacco alle donne nel passato e nel presente. Oggi parliamo di globalizzazione, ma globalizzazione è accumulazione primitiva, no, lanciata su una scala ancora più mondiale che non nel XVI secolo, quando già era mondiale. Bon. Questi processi li vediamo non solo in Africa o in India, ma li vediamo anche nei paesi come l'Europa e soprattutto come l'America. E voglio dire alcune cose rispetto agli Stati Uniti, perché c'è una caccia alle streghe, c'è una guerra contro le donne anche negli Stati Uniti, che va avanti da anni e che è mascherata, è resa invisibile da tutta questa copertura ufficiale che dice che le donne negli anni 80, 90 si sono emancipate perché adesso sono parte del lavoro salariato e tutte hanno un lavoro, e dice che non fanno più lavoro domestico, ormai il lavoro domestico si fa nei supermercati, è il mercato che ha assorbito queste attività che una volta le donne facevano, che adesso mangiamo il fast food, eccetera, eccetera, laviamo i panni nel laundromat, eccetera, eccetera. Ecco, io voglio dire che invece è una storia molto diversa. Non solo i lavori che le donne fanno sono lavori miserevoli, la gran parte, e non solo la commercializzazione della riproduzione si è rivelata essere
in certi aspetti importanti, ma per lo più disastrosa. Per esempio negli Stati Uniti c'è, si parla di, si dice che tra 20 anni due terzi della popolazione saranno obesi. Non aveva dei figli a carico e non aveva un appoggio di qualcuno con un rapporto salariale, poteva avere un sussidio dallo Stato. A questo è stato completamente tagliato. Moltissimi servizi che avevano ridotto il lavoro non pagato, il lavoro di riproduzione, riguardo al childcare, come si dice, gli asili nido, l'aiuto assistenza agli anziani, aiuto assistenza a chi ha malattie, disabili, no? Tutta una serie di servizi riproduttivi sono stati tagliati massicciamente e continuano a essere tagliati. Tutto questo ha significato che in effetti il tipo di autonomia che le donne hanno lottato per conquistarsi si è andato molto molto restringendo, sia autonomia nei confronti degli uomini e soprattutto autonomia nei confronti del capitalismo, del capitale, no? E che il lavoro non pagato che le donne tuttora continuano a fare non è diminuito e forse in certi casi è anche aumentato. Io faccio sempre l'esempio della riforma del lavoro ospedaliero che negli Stati Uniti ha scaricato sulle donne un'enorme quantità di lavoro, perché oggi per esempio le donne devono fare o i membri della famiglia, uomini e donne, ma spesso donne, tutta una serie di lavori e di attività che una volta venivano fatte all'ospedale o da infermiere specializzate, ma adesso questi servizi non esistono più. E per concludere vorrei anche dire che simultaneamente a questo attacco economico che restringe l'attività economica c'è anche un attacco sul corpo delle donne, sul rapporto al sistema di riproduzione in quanto procreazione, in quanto sessualità. Noi adesso assistiamo a una campagna che veramente si potrebbe definire di witch hunting, di caccia alle streghe, no? Nel senso che c'è un tentativo, no? Molto grosso dell'Stato, che ha molti aspetti, di riappropriarsi del corpo delle donne. E in una situazione di crisi economica, in cui sempre di più lo Stato e il capitale si aspettano che le donne si riassumano gran parte del lavoro di riproduzione, passo passo con questo c'è proprio questo attacco al corpo delle donne, per esempio il rapporto con l'aborto, il rapporto con la procreazione in genere, il rapporto con gli uomini. Voglio menzionare alcune leggi che sono passate e altre che sono proposte oggi in vari stati degli Stati Uniti, che secondo me sono leggi da caccia alle streghe. Per esempio, oggi negli Stati Uniti le donne vengono colpevolizzate e possono essere accusate di omicidio in molti stati se si può provare che hanno messo a rischio il feto che portavano, durante la gravidanza. No? Per esempio, ci sono casi di donne che oggi sono accusate di omicidio, in un caso omicidio di primo grado, perché hanno partorito bambini morti e poi si è scoperto che avevano bevuto vino, in un caso che una donna ha usato della cocaina. E i dottori hanno detto che questo non c'entrava con la morte del bambino, però è accusata di omicidio di primo grado. E vari stati stanno passando legislazioni molto dettagliate che stabiliscono, per esempio, quali sono i tipi di attività che tu non puoi fare quando sei grave, quando aspetti un bambino. No? Perché altrimenti tu puoi essere accusata del fatto che hai messo in pericolo la vita di quel bambino, no?
E questo si accompagna anche a tutto un grosso lavoro di ricerca che sta andando avanti sopra il corpo della donna e sopra il processo di procreazione, no? Anche qui ci sia molto da dire, spero che salterà fuori nella discussione che faremo adesso. E comunque tutta una serie di ricerche di queste nuove tecnologie, no, che sempre più tengono a porre a definire la donna come uno strumento di procreazione, come una macchina procreativa, no, e a, introducendo anche diversi concetti di cos'è la maternità. Per esempio tutto il dibattito legislativo e non che è andato avanti attorno alla surrogacy, come si dice surrogacy, al fatto che le donne possono fare bambini per altri. È molto significativo, no? Perché cerca di definire un concetto di maternità che separa la donna come essere completo dalla sua funzione riproduttiva e a ridurre la maternità o aspetti della maternità a funzioni puramente meccaniche e biologiche, no? È molto interessante i contratti, per esempio, che le donne che fanno surrogacy devono firmare, no? Dove devono dire hanno l'obbligo di non attaccarsi al bambino, no? Dove si prescrivono tutta una serie di obblighi che hanno e che appunto definiscono il corpo della donna proprio come un vaso da fiori, si mette insieme e poi si tira fuori, il vaso si può scartare, in questo caso la donna, e quello che importa in fondo è il seme, il fiore, il bambino che nasce, ma il resto non importa, no? E quindi c'è tutta questa campagna e la si può vedere, no? In funzione non solo e non tanto dell'accumulazione della forza lavoro, ma della reintroduzione di un certo tipo di disciplina, che è disciplina procreativa, è disciplina sessuale, ma è anche disciplina economica, perché ricostruisce un certo rapporto, ricostruisce un rapporto che sempre più viene contestato dalle donne. E viene contestato non solo dalle donne, ma viene contestato da tutta una serie di nuovi movimenti che sono estremamente significativi e in cui le donne hanno avuto, a mio avviso, un ruolo centrale. Per esempio i movimenti dei transgender, movimenti dei intersex, che sono anche in questo caso movimenti che hanno a che fare con la sessualità, ma hanno a che fare anche con l'organizzazione del lavoro, hanno a che fare con la divisione sessuale del lavoro, quindi sono movimenti di classe, perché contestano, rifiutano non solo un certo tipo di identità, ma rifiutano anche tutto quel tipo di organizzazione del lavoro che è stato il supporto di questa identità. Quindi quando si parla di intersex o di transgender, non si parla semplicemente di un fenomeno culturale e sessuale, ma la sessualità ha una valenza economica. E il fatto che le donne sono state molto importanti, il movimento femminista è stato la Big Bang, la grande esplosione che ha dato il primo grosso colpo, no? Il primo grosso colpo alla divisione sessuale del lavoro, con tutti i suoi aspetti e significati. Secondo me è senz'altro una delle ragioni alle origini di queste nuove legislazioni che ripropongono modi, temi e valori che richiamano la caccia alle streghe. Grazie. Thank you.
eren tres, quatre preguntes i després seguides i després ella les respon. Val? Vosaltres mateixes demaneu. Però, bueno, si hi ha cas... Bueno, agradecerle la exposición que ha hecho, que me parece, vamos, de una calidad impresionante, tanto en la descripción del pasado como del presente. Y bueno, voy a pasar a hacerle un par de preguntas. La primera es, tú has hablado de cómo los planes de ajuste estructural en América Latina y en África forzaron a la migración de, sobre todo de mujeres para subsistir, ¿no? Y bueno, supongo que conoces todo el tema de la creación de las cadenas internacionales de cuidado, ¿no? El hecho de que las mujeres del sur han tenido que ir a los países enriquecidos a hacer el trabajo doméstico, reproductivo de cuidados para que las del norte se pudieran emancipar porque no había corresponsabilidad ni políticas públicas que pusieran el cuidado en el centro, ¿no? En el contexto en el que estamos, que tú lo has definido muy bien, ¿no? Has descrito el contexto en el que a nosotras, a las mujeres, ahora en el contexto de la crisis europea, se nos está forzando con las reformas de todo tipo y la destrucción de los servicios públicos y tal, a reasumir todas estas cargas de trabajo. Preguntarte por ¿cuál crees que va a ser la reconfiguración de estas cadenas internacionales de cuidado, ¿no? Porque es algo que me pregunto en el sentido de que lo llevo siguiendo desde hace años. Y, por ejemplo, aquí en el Estado español se acaba de aprobar la entrada del trabajo doméstico, el empleo del hogar, en el régimen general, que es una reivindicación que las empleadas domésticas han llevado a cabo mucho tiempo. Pero al mismo tiempo está pasando que, aparte de que lo han hecho con una equiparación salarial, que es una mierda y que un poco viene a demostrar esta idea de infratrabajo, ¿no? Del trabajo doméstico, aunque esté salarizado, también está pasando que muchas de estas mujeres son inmigrantes, no tienen papeles, la mayoría trabaja en la economía sumergida y muchas familias, a causa de la crisis, las están teniendo que despedir. Eso por un lado. La pregunta de cómo crees que se van a reconfigurar estas cadenas internacionales de cuidado ahora que la tortilla de los planes de ajuste estructural nos toca a nosotras. Y la segunda pregunta que te quería hacer era cómo pensar, cómo pensar la construcción de comunidad aquí en Europa desde la relación con la tierra, teniendo en cuenta, más allá de que pueda haber cooperativas de consumo agroecológico, etc., teniendo en cuenta que aquí hay un margen de autonomía o de libertad en ese sentido mucho menor que en América Latina, ¿no? O sea, tú has hablado de que existen tierras comunales en América Latina, pero aquí no, y bueno, y por ejemplo la batalla por la soberanía alimentaria es bastante más complicada, ¿no? Sí, vale. No, yo es sobre todo para hacer
digamos, un tipo de analogía, porque las brujas siempre se las acusaba por las prácticas médicas que ellas hacían. Y hoy en día, no sé, pues es algo que he leído bastante, y yo creo que sobre todo con el tráfico de hormonas por parte de las comunidades transgénero y transexuales, está ocurriendo algo parecido, que es que si no es el Estado quien te tutela tus hormonas, se te demoniza, no por la hormona misma, sino porque todos sabemos que, claro, son comunidades muy conscientes del papel del cuerpo y que saben que modificarlo exteriormente no solamente que te salga bigote, por ejemplo, sino que ya no puedes entrar dentro de una categoría cerrada, sino que la cuestionas. Y entonces es, en cierto modo, si esto no podría ser considerado también como una caza de brujas, al no poder ellas mismas disponer de su cuerpo libremente, al ser el Estado quien les dice cómo medicalizarse, con lo cual la biopolítica ya está volviendo con más fuerza que nunca. Silvia, volevo chiederti se pensi che l'epoca della caccia alle streghe si può identificare come il momento in cui si crea un sentimento di colpa, chiamiamoli così, la riproduzione della forza lavoro portata avanti da donne migranti che tuttavia hanno lasciato le loro famiglie, e questo ci dice molto su come la riproduzione in gran parte del mondo è stata distrutta, no? Comunque questa riorganizzazione che si è data, no, ovviamente oggi ha degli aspetti diversi. Allora, io vorrei dire che nei dibattiti femministi e non che ci sono stati in queste due decadi si è molto evidenziato, e anch'io l'ho fatto, il nuovo tipo di divisioni che questa riorganizzazione ha portato tra le donne, perché si è creato tra le donne, che erano tutte sorelle in teoria nel movimento femminista, questa divisione tra la persona che assume e la donna che viene assunta, quindi divisioni che poi sono razzializzate, eccetera eccetera. Allora, c'è stata tutta una letteratura e un dibattito su questo, e c'è stata anche molta analisi sulle conseguenze di questo lavoro riproduttivo per le comunità da cui venivano le donne immigrate che fanno il lavoro nelle case, negli ospedali, eccetera eccetera. Allora, a me sembra, e non è solo ma è parte di un lavoro che ho fatto anche con altre compagne, intervistando appunto e lavorando anche con le donne immigrate che fanno il lavoro nelle case, negli ospedali, eccetera eccetera. Allora, a me sembra, e non è solo un'intuizione individuale, ma è parte di un lavoro che ho fatto anche con altre compagne, intervistando appunto e lavorando anche con organizzazioni negli Stati Uniti di lavoratrici domestiche in gran parte migranti, anzi 90% migranti, che in questo momento siamo a una svolta perché non solo per via della crisi, ma anche prima della crisi, una svolta perché sempre più esiste la consapevolezza, o comunque c'è un lavoro politico che cerca di portare avanti questa consapevolezza, che occorre un movimento di donne femminista che appoggi il lavoro delle donne migranti, lavoratrici domestiche, e occorre un movimento congiunto occorre impiantare una lotta politica che vada al di là di queste divisioni e che unisca le forze, rivendicando da parte dello Stato tutta una serie di risorse che devono essere recuperate al lavoro riproduttivo.
E questo non è solo un'utopia, non è solo un'ideologia, ma è una cosa che abbiamo cominciato a vedere in pratica, per esempio negli Stati Uniti, negli ultimi anni, c'è stato un grosso lavoro politico, una grossa campagna da parte delle lavoratrici domestiche, soprattutto nello stato di New York. C'è un'organizzazione che si chiama Domestic Workers United, che a seguito di questa campagna sono riuscite a ottenere per la prima volta negli Stati Uniti il riconoscimento di questo lavoro domestico come lavoro e quindi riconoscimento di tutta una serie di, si vuole, diritti, benefici, eccetera, ancora molto scarsi, ma che nello stesso tempo rappresentano un salto qualitativo. E si è visto che nell'ambito di questa lotta si è cominciato a vedere qualche cosa di nuovo, non solo la partecipazione di donne femministe, politicizzate, eccetera, eccetera, ma anche di famiglie che assumono domestiche, no? Che sempre più si rendono conto che questa contrattazione, questa lotta tra le donne, no? Specialmente da parte di famiglie che hanno scarsi mezzi, che questa continua contrattazione è negativa per tutte e due le parti. Perché se si, sia per la cura dei bambini, sia per la cura degli anziani, sia per la cura dei disabili, l'idea che si possa beneficiare del lavoro di una persona che vive in condizioni disastrate, in condizioni di continua ansia, paura, angoscia per il fatto che hanno lasciato a casa famiglie eccetera eccetera da cui vengono separate e con cui non possono riunirsi per anni perché non hanno i soldi, non hanno vacanze eccetera eccetera, che questo è disastroso non solo per le lavoratrici domestiche ma è disastroso per tutti. E questo discorso e questo nuovo tipo di alleanza, questo nuovo tipo di ricomposizione, che secondo me è la risposta anche alla crisi, agli sviluppi che la crisi può avere, l'abbiamo vista anche riguardo agli ospedali, a riguardo del rapporto tra infermiere e famiglie, infermiere e gli assistiti dentro gli ospedali, dove il fatto delle condizioni pessime in cui le infermiere, che sempre più sono donne migrati, risulta in un rischio anche per le persone che vengono assistite. Allora questo può sembrare un discorso puramente utilitario, ma secondo me è un discorso da cui si può cominciare a ricostruire interessi comuni, no? Io dico sempre che il discorso del comune deve partire soprattutto da una pratica indirizzata a distruggere le divisioni che sono state piantate dentro il corpo della classe operaia, delle moltitudini, chiamatele come volete, no? Quindi io penso che questa sia la risposta anche alla crisi, no? Che il discorso è che tipo di, come stabilire, come creare forme di ricomposizioni con cui confrontarsi con lo Stato. Perché mentre diciamo no al pubblico, ma ugualmente dobbiamo renderci conto che lo Stato ha in ostaggio tanta della nostra ricchezza e che dire completamente non vogliamo porre nessuna domanda allo Stato significa anche accettare la nostra miseria. Allora non si tratta di porre domande allo Stato, di riconoscere lo Stato come datore di diritti, ma si tratta invece di tentare un tipo di lotta che costringa lo Stato, sì, anch'io, a rilasciare queste risorse che noi abbiamo prodotto. Ecco, questa è la mia prima risposta. La terra comunale, la questione della terra è una questione molto, molto grossa, molto importante, ha tanti aspetti, ci sarebbe da dire tante cose su questo. Allora partirò da un'esperienza particolare degli Stati Uniti e di New York, ma non solo di New York, no?
dove abbiamo visto che il discorso della terra, che negli anni 60-70 non esisteva, esisteva come discorso storico. La terra era una cosa, almeno nei movimenti sociali urbani, perché per le popolazioni indigene, no? Gli americani nativi, le popolazioni, quelli che chiamano indiani, il problema della terra è ancora tutt'oggi centrale, no? Ma per i movimenti politici metropolitani, la terra era un discorso del passato. Questo è cambiato, ed è cambiato sotto l'influenza di due sviluppi. Da una parte, sempre di più l'immigrazione. L'immigrazione dall'America Latina, dai Caraibi e anche dal sud degli Stati Uniti, no? Immigrazioni di popolazioni che già avevano un rapporto con la terra e che quindi sempre in qualche modo coltivavano un pezzettino di terra e avevano un modo di sostentamento anche attraverso la terra. E sono state, per esempio, queste popolazioni a New York, che a cominciare dagli anni 70 e poi sempre più, in un modo sempre più organizzato, hanno cominciato a appropriarsi di pezzetti di terra, per esempio zone dove un edificio è stato distrutto, dove non c'era niente, dove c'era magari sporcizia, eccetera, eccetera, hanno ripulito, hanno cominciato a coltivare, hanno cominciato a contattare anche con la municipalità e a coltivare proprio ostaggi e così. E questo movimento degli orti urbani è cresciuto moltissimo. Una città, per esempio, che è famosa adesso negli Stati Uniti per gli orti urbani è Detroit, la capitale dell'auto. Nella misura in cui l'auto, la produzione dell'auto è stata delocalizzata, gran parte della città praticamente è migrata e ci sono queste grandi aree vuote che stanno diventando ostaggi, no? Quindi questa è stata una spinta. No, l'altra spinta che è venuta, no, rispetto alla coltivazione, al discorso della terra, ovviamente è stata questa collaborazione internazionale, l'influenza delle lotte dell'America Latina, come lo zapatismo, no? Tutti questi compagni e compagne che sono andate, per esempio, hanno lavorato con gli zapatisti, no? Hanno capito l'importanza della terra, no? E questi discorsi, il discorso del comune, è cominciato a circolare e si è, in senso sempre, cominciato a risuonare insieme alle pratiche che stavano già andando avanti. Allora, io vorrei dire alcune cose qui. Primo, quando si parla di terra non si parla solo di terra, non si parla solo di produzione di cose da mangiare. Si parla... Funziona, no? Non mi parla. Sì. Vedevo... No, non sei... No. L'antenna si è caduta. Forse... Qui manca qualcosa, forse... Comunque dicevo che quando si parla di terra si parla anche di tutto un rapporto culturale. Per esempio i giardini a New York, i giardini urbani, non sono soltanto una produzione di cibo, ma sono diventati dei centri sociali, sono diventati centri, posti dove la gente si incontra, sono diventati un momento di una nuova socialità e di una nuova ricomposizione dentro il territorio. Perché al giardino urbano lavorano africani, lavorano persone native di New York, lavorano dei caribegni e ognuno porta le sue tecniche, porta le sue conoscenze e
quindi c'è tutto uno scambio culturale e sociale che sta andando avanti attraverso questi giardini. Ci sono nuove forme di collaborazione e su questo c'è molta letteratura, tra l'altro, se puoi interessare, no? Ecco, quindi questo è molto importante. Allora, io penso che anche nella crisi, visto che sempre di più questa crisi che a mio avviso, come all'avviso di molti di noi, dei movimenti, adesso arriva, no? È una crisi fondamentale, non è una crisi da cui il capitalismo uscirà, anzi è una crisi che sarà sempre più intensa, sempre più ricorrente, e ce lo dicono anche, no? Negli Stati Uniti ormai c'è tutta una teoria economica che ci avverte che andremo di crisi in crisi, no? Quindi dentro questo stato di crisi permanente, accumulazione primitiva permanente, che ormai è diventato il modus vivendi del capitalismo, dobbiamo senz'altro pensare all'alternativo, e l'alternativa passa anche per il recupero della terra, anche dentro il recupero della terra in area urbana. L'anno scorso in Grecia parlavamo con tanti compagni e compagne dei centri sociali, eccetera, e questa era una domanda che anche veniva dentro questi movimenti, no? Del fatto che ormai è molto chiaro che tutta una serie di mezzi di sostentamento che si tenevano ormai per scontati non sono più disponibili, e non si può realisticamente pensare che in effetti si può tornare a un tipo di rapporto come quello che si è dato per un certo momento negli anni 70-80, no? Quindi il discorso della terra deve ritornare, ma deve ritornare anche in un modo più complesso, non semplicemente la terra come produttore del nostro cibo, ma anche il rapporto con la terra come rapporto con un nuovo, con un'altra logica che non è la logica semplicemente della produzione delle merci, come anche un valore culturale, no? Perché il capitalismo ci ha abituato a svalutare completamente non solo il lavoro riproduttivo domestico delle donne, ma anche il lavoro di produzione agricola, no? Cioè svalutare il rapporto con la terra, no? Appunto, come dice la Banca Mondiale adesso, che la terra è sterile, che è un concetto abominevole, no? Perché in realtà il rapporto con la terra ha tradizionalmente, storicamente, attraverso i millenni, significato un rapporto con tutta una serie di forze della natura che sono state una fonte di conoscenza immensa, no? Una fonte di conoscenza immensa, le grandi scoperte astronomiche e le grandi scoperte climatiche sono state fatte da persone che avevano questo rapporto con la Terra, no? E quando appunto si è perso questo rapporto, si è perso anche tutta una serie di capacità e di conoscenze che erano legate ad esse, no? Magari di questo parliamo ancora. Quindi le difficoltà esistono, è chiaro, si può prendere ispirazione per esempio da tante cose che stanno succedendo adesso in America Latina e in Africa, dove molte città capitali, Kinshasa, Lagos, insomma, sono state trasformate in parte in giardini, perché molte donne, anche uomini, ma soprattutto donne, si sono appropriati di pezzi di terra non usati e hanno cominciato a piantarci dei vegetali, hanno cominciato a piantarci appunto cassava, grano turco, eccetera, peperoni, no? Nello stesso tempo procurandosi una fonte di cibo ma anche di autonomia. La terza domanda era il rapporto al controllo dello Stato, degli ormoni e questa politica statale. Sono completamente d'accordo con quello che, sì, che il compagno diceva, perché oggi
Molti transgender people, persone, vivono in uno stato di terrore. Vivono in uno stato completamente di terrore. E si sobbarcano queste operazioni che sono pesantissime, no? Che spesso ti portano al rischio della vita, perché ti devi riempire di ormoni che poi non sono costosissime, e ti sono un assalto enorme all'integrità del tuo corpo, perché implicano mutilazioni, implicano ingestioni di ormoni pesantissimi, e lo fanno solo in gran parte, la maggior parte lo fanno perché hanno il terrore di essere perseguitati dallo Stato e da chiunque scopra che non sono il genere che vogliono essere. Io ho parlato anche in questo caso con varie persone transgender, alcune avevano fatto la transizione, altri no, e l'impressione ricavata è che molte persone non si assoggetterebbero a questo tipo di operazioni se non avessero la paura, prima di tutto se lo Stato gli permettesse di esistere legalmente senza dover definire se sono maschi o se sono femmine. E questa questione della definizione di essere o maschi o femmine è veramente un'imposizione che è criminale, perché ti obbliga, no? Ti obbliga a essere a comportamenti che tu non vuoi, a comportamenti che rifiuti, e ti obbliga a operazioni che ti portano al rischio della vita, no? No. Il senso di colpa, sì, senz'altro, direi la caccia alle streghe per me è stato il laboratorio, il terreno su cui si è costruita la figura della donna, no? La figura della donna nel capitalismo, un certo tipo di donna. Infatti, io credo che sia molto facile vedere come questo periodo della caccia alle streghe sia stato fondamentale alla trasformazione e costruzione di una concezione capitalistica e di una realtà capitalistica della femminilità. Se si guarda a quella che era l'immagine della donna nel 500, per esempio, o nel 400, era estremamente diversa, perché quello la documentazione che abbiamo ci presenta un'immagine della donna estremamente combattiva, un'immagine della donna sessualizzata, un'immagine della donna tutt'altro che obbediente, ma al contrario capace di combattere e sostenere le proprie ragioni. E per esempio un fatto che ho sottolineato dentro nel Caliban The Witch è che le donne sono state al centro, per esempio, dei movimenti sociali, per esempio i movimenti eretici. Quando si passa al 600, al 700, specialmente, si incomincia a vedere un tipo di donna molto diversa. Si comincia a vedere un'ideologia, nell'ideologia dominante, si ha questa donna che ormai è passiva, sempre più asessuale, sempre più obbediente, la sua virtù è il silenzio, eccetera, eccetera. Di mezzo c'è la caccia alle streghe. C'è la caccia alle streghe che mette da uso e ruolo le donne, c'è la caccia alle streghe che demonizza un rapporto autonomo delle donne con la propria sessualità, c'è la caccia alle streghe che crea una figura della donna come ontologicamente degradata, come ontologicamente inferiore a quella dell'uomo, e quindi crea le basi ideologiche oltre a quelle pratiche della sua subordinazione. E quindi è chiaro che questo è il momento della costruzione. Distruzione è proprio nella caccia alle streghe, si vede questo rapporto continuo, necessario, strutturale, tra il momento della distruzione e il momento della costruzione. Si terrorizza, le torture che vengono inflitte al corpo delle streghe sono veramente l'esempio materiale più eclatante di questo terrore, no? E di questa disciplina che viene proprio
inflitta, scolpita dentro il corpo delle donne e si interiorizza per costruire un modello diverso, no? Quindi colpa nei confronti.